Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le deliziose pigne natalizie al cioccolato. Queste bombette sono veramente delle delizie perché hanno un ottimo impatto visivo per chi le vede, poi sono adattissime a qualsiasi tipo di break durante la giornata, per esempio l'ora del tè che si possono servire oppure durante la colazione accompagnate da una tazza di latte. Oggi andiamo a vedere insieme come le si preparano. Per questa ricetta ci serviranno 200 g di cioccolato fondente sciolto a bagnomaria, 100 g di biscotti secchi, 70 g di cereali a forma di barchetta, 30 g di noci tostate, una piccola tazza di caffè. Tutti gli ingredienti sono anche in descrizione. Per prima cosa rompiamo grossolanamente i nostri biscotti, li mettiamo dentro il nostro mixer, poi ci aggiungiamo le noci. E fatto ciò mescoliamo per bene il tutto finché non diventerà quasi una specie di polvere. Fatto ciò trasferiamo la polvere in una bulbella capiente, sempre aiutandoci con una palettina. Poi aggiungiamo cioccolato. E il caffè poco alla volta. Fatto ciò mescoliamo il tutto per bene finché non diventerà un composto omogeneo. E quando avremo finito di amalgamare per bene tutti gli ingredienti li lasceremo a riposare per 10 minuti. Trascorso il tempo necessario per raffreddarsi prendiamo un po' di impasto, lo facciamo a forma di cono, mi raccomando il più regolare possibile, poi aiutandoci con le barchette lo decoriamo proprio come una specie di pigna. In questo modo riusciremo a dare l'effetto che sembrerà veramente una pigna, è molto strano ma verrà, ve lo assicuriamo. Ecco qua come è venuta la nostra pigna e continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro impasto. Ma guardate come sono venute bene le nostre pigne! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando attivate la campanella e passate uno splendido Natale!